in collaborazione con Publistar. Dopo tre lunghi anni di attesa, domenica 29 maggio sono tornati finalmente a riecheggiare i motori in Val di Susa, su quella strada che si inerpica verso il Moncenisio, dove si sono scritte pagine indelebili di storia del motorismo sportivo. Sono trascorsi 120 anni da quel lontano giorno del 1902, quando Vincenzo Lancia scriveva per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro di una gara in salita destinata col tempo a diventare leggendaria. Ci è voluta la forza di volontà di un nome altrettanto grande, quale quello di Mauro Scanavino, per far ripartire le lancette del tempo dopo la parentesi della pista del Motor Oasi dello scorso anno. Siamo qui a Susa per una ennesima edizione della Susa Moncenisio. Se andiamo a guardare da quando è nata la gara, sono passati esattamente 120 anni. Se andiamo a vedere invece con tutte le manifestazioni effettuate, con alcuni vuoti nel corso degli anni, dei decenni, per guerre, non guerre, e gli ultimi due anni per pandemia e problemi logistici. Quest'anno siamo ritornati alla grande, i piloti sono molto qualificati, ci sono delle gran belle macchine. Una piccola rimostranza la devo fare, però tutti vogliono Susa, andiamo qui. Poi però mi aspettavo di avere 20-30 macchine in più, anche se comunque siamo oltre i 70, quindi non mi posso certamente lamentare. Però faccio un caldo invito ai piloti. Ci sono tante difficoltà in questo periodo, mi aspetto di avere un seguito numeroso. Noi stiamo facendo veramente di tutto per portare delle corse piacevoli che facciano divertire, dove si sente il gusto della tradizione, il gusto della sfida, il gusto della compagnia con gli altri amici. Stateci dietro, ragazzi, stateci dietro perché ne abbiamo bisogno e vi ringrazio in anticipo. Che altro dirvi? Il percorso è perfetto. mi viene un po' da ridere pensandoci. Un piccolo appello ad eventuali sponsor: questo sarebbe un percorso per manto stradale appena rifatto, guardrail doppio per tutta l'estensione del tracciato, misure di sicurezza incredibili, sarebbe una gara di velocità in salita non solo italiana ma europea. Ho visto gare all'estero molto meno curate di questa a livello percorso e sicurezza, non parlo di organizzazione. Perciò noi siamo fiduciosi in un futuro che dia sempre maggior lustro alla Susa Moncenisio. Voglio ringraziare soprattutto tutti i collaboratori della Supergara che ci hanno dato una grande assistenza. Voglio ringraziare il Comune di Susa, voglio ringraziare anche il Comune di Giaglione in persona del Sindaco che dopo alcuni problemi nati l'anno scorso, devo dire che è passato dalla nostra parte ed è anche lui diventato un fautore della regina della montagna, così la chiamava Enzo Ferrari. Voglio soprattutto ringraziare la, come si dice, la
capo, adesso si dice capa perché i femminili vanno con la, ma io dico la capo organizzazione di Supergara, che è Marilena Vena, senza la quale andremo a correre ancora con i carrettini in discesa e non con le macchine da corsa. Da Vincenzo Lancia ad Andrea Grammatico ne è passata di acqua sotto i ponti della Dora, ma oggi come allora la passione è rimasta sempre la stessa. Forse non è neanche un caso che ad imporsi nella gara della rinascita sia stato proprio un pilota torinese, un giovane dal talento cristallino con un avvenire davanti a sé che si prospetta roseo e foriero di innumerevoli soddisfazioni. Della sua rinnovata Radical SR4 Suzuki, Grammatico ha bissato il successo già ottenuto tra queste strade nell'ormai lontano 2018, avendo ragione con apparente facilità del ligure Stefano Repetto, che ha messo in atto un pressing incessante, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio con la sua Fiat 500 Suzuki. Nel giorno in cui anche Giove Pluvio, come per miracolo, ha risparmiato la Val di Susa, permettendo all'ormai collaudatissima macchina organizzativa della Supergara di portare a termine in maniera impeccabile tutte le manche di gara sull'asciutto, sul terzo gradino del podio è salito un altro giovane dalle belle speranze, Daniele Patete, in gara con la sua micidiale Fiat X19 volumetrica. E ragazzi, al momento tutto ok, non ci sono problemi dopo il warm up, nessun incidente, nessun contatto, le vetture sono rientrate fortunatamente tutte, ore 13, speriamo di essere puntuali, dovremo riuscire a partire e dovremo anche, e sono ottimista, riuscire a chiudere senza acqua, me lo auguro, anche se dicono che in campagna hanno bisogno di acqua e tutto, noi oggi non abbiamo bisogno di acqua. Auguro una fortuna, buona fortuna, una buona manche a tutti e un grazie a tutti i partecipanti. Slava,
Quarto al traguardo si è piazzato Roberto Risso, sempre più a suo agio con l'Osella PA990 Suzuki, mentre in quinta posizione ha concluso Damiano Purnari, messinese trapiantato in Lombardia ormai da parecchi anni, alla sua seconda gara con la nuova BRC Suzuki. In sesta posizione invece ha concluso il vecchio volpone Gianpasquale De Micheli, su Fiat X19, personaggio che ha scritto innumerevoli pagine della storia del Super Slalom e che sembra non avvertire il peso degli anni che passano. Mentre settimo al traguardo è stato il giovane Luca Rabino su Carcross. Gara, percorso visto ieri direi allestito molto bene, per cui ci sono tutte le premesse che adesso oggi nel pomeriggio con lo svolgimento delle manche i piloti si divertano, il tempo per fortuna regge, per cui direi meglio di così non si può chiedere. Stratosferico trionfo in gruppo speciale per il ligure Paolo Bordo, che ha deliziato i suoi numerosi fans con imprese funamboliche al volante della sua micidiale Renault Clio RS, conquistando un incredibile ottavo posto assoluto. In classe S7 si è imposto l'albese Mario Torterolo su Mitsubishi Lancer, altro storico personaggio degli anni ruggenti del Super Slalom, mentre in classe S4 non ha avuto rivali Silvio Salino su Peugeot 205. Vittoria in classe S5 per Giuseppe Boschiazzo su Peugeot 106, mentre in classe S2 e S3 si sono imposti rispettivamente Enrico Franzero su A112 e Franco Quintarelli su Fiat 127. Abbastanza bene, dai, tutto bella la giornata, speriamo rimanga così. Erano 27 anni che non la facevo più, ma tutto bene, grazie. Ma stiamo facendo un test, una macchina che abbiamo finito da poco, e, ma qualche slalom, qualcosa di piccolo, lo faremo quest'anno con questa auto, simpatica, una macchina divertente, poco costo, una macchina adatta anche ai giovani. Secondo assoluto delle storiche. Davanti a me c'è l'X19 di Vivaldi, di Magnone, e poi ci sono io. Sto andando bene, grazie. Devo dire che sto prendendo le misure alla macchina, le misure al percorso, avendo poca memoria, senza navigatore, però è molto piacevole. Bel fondo, bella gara, il tempo tiene, fantastico. Una bella giornata, grazie. Abbastanza bene, la prima volta che sono qui a Susa, però la strada è bella, mi piace. Bene, bene, mi diverto, tutto bene. Non potrebbe andare meglio, non ha piovuto, la macchina va benissimo, non si può chiedere di più. Va molto bene, è il primo slalom che faccio, quindi benissimo, la macchina l'ho provata solo in questa gara.
quindi macchina nuova, primo slalom, molto soddisfatto. Abbastanza bene, dai, siamo terzi assoluti, ora vediamo di riuscire a scavalcare, ci proviamo. Per ora bene, spero che vada avanti così e che non prendo birilli entro fine giornata e che gli altri non migliorino. Abbastanza male, grazie, c'ho la macchina che in partenza mi si spegne, non so perché. Spero di fare una buona partenza adesso. Faccio prima, seconda e terza, poi sembra che boh, si spegne tutto. Dopo va bene, però lì non gli piace. Molto bene, per adesso sono in testa, cerchiamo di migliorare ancora qualcosina. Nel gruppo Racing Star Plus la vittoria è andata a Massimiliano Bertani su Opel Corsa OPC, mentre tra le Racing Star tradizionali si è imposto Claudio Barbano su Citroen C2. Lotta col coltello fra i denti in gruppo N tra Alessandro Rozio, Peugeot 106, e Orlando Tartaini, Citroen Saxo, finiti nell'ordine dopo la bandiera a scatole. In gruppo A, invece, non c'è stata proprio storia, con Simone Giordano che ha sbaragliato il campo grazie alla sua stratosferica Skoda Fabia R5. Tra le piccoline della classe 1150, il migliore è stato Flavio Ribet su Fiat 600, mentre tra le 1600 si è imposto Carlo Lisa su Peugeot 106. Il gruppo E1 Italia ha visto trionfare Luciano Torchio su Fiat 1 Turbo. Successo in classe 1006 per Massimo Bucchiellaro su Peugeot 106, in classe 1004 per Livio Ruggero su Fiat 500 e in classe 1150 per Giovanni Paone su Fiat 127. Anni di storia, 120 anni di sport per il nostro territorio. Questa è una gara che ha un gusto epico, viene percorsa da macchine favolose su una strada davvero incredibile ed eccezionale. La città metropolitana di Torino ha sponsorizzato e ha dato il supporto, il patrocinio a questa iniziativa che quest'anno è giunta alla 120esima edizione. Davvero un grande applauso a tutti quelli che durante gli anni hanno consentito a questa gara di crescere, di evolversi e insomma di essere ancora oggi un grande punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo dei motori e anche un punto di riferimento per il nostro territorio che è la Valle di Susa. Rientro trionfante tra le auto storiche per il savonese Enrico Magnone, lontano dai campi di gara da ormai troppo tempo, che ha offerto un grande spettacolo al volante della sua Fiat X19 e si è messo agevolmente alle spalle Enrico Scorcione e Guido Vivalda, entrambi su Peugeot 205. Oh.
La giornata si è conclusa con l'emozionante cerimonia di premiazione presso la sede dell'amministrazione comunale di Giaglione, dove i piloti hanno potuto assistere anche alla sfilata degli spadaccini prima di ritirare i ricchi premi offerti dalla compagnia organizzativa. Fortuna è andata molto bene, abbiamo migliorato manche per manche, abbiamo sviluppato addirittura un pochino la macchina su determinati aspetti che abbiamo avuto problemi alla gara precedente e niente, non posso che essere più che contento, soprattutto alla Susa perché per me è una gara che mi sta un po' a cuore e ho già vinto 2 anni qua a Susa e non c'era il 2 senza il 3 come si dice e sono contento. Al calar della sera i motori si sono quindi spenti con Mauro Scanavino che ha dato appuntamento a tutti tra 3 settimane nelle Langhe in occasione dello slalom Bubbio Cassinasco. È andato tutto bene, il tempo è stato dalla nostra parte, sono contenta di aver ripreso la Susa Moncenisio e un grazie sincero all'amministrazione di Giaglione con la quale ho avuto un'ottima collaborazione e al comune di Susa, soprattutto per quanto riguarda la parte tecnica. E devo ringraziare anche i carabinieri che collaborano sempre in un modo eccezionale e tutto quanto e tutti quelli che mi sono venuti dietro in sostanza. Spero l'anno prossimo di rifare ancora meglio. In collaborazione con Publistar.